Vuoi ascoltare la voce di Dio? Ho ascoltato molti cristiani dirmi: ma perché Dio parla agli altri, non a me? E la verità è che questo è semplicemente falso. Dio oggi vuole parlare con te e in realtà ti sta già parlando. Egli ha così tante cose da dirti e rivelarti sui suoi pensieri, quanti sono i chicchi di sabbia nelle spiagge. Così, se Dio ha tante cose da dirti, devi piuttosto sforzarti di sintonizzarti alla sua frequenza per udirlo parlare. Ne ho fatto quasi una missione personale il tentare di ascoltare Dio. Più vicino sei a Dio, meglio puoi ascoltarlo. Meno conosci Dio, meno conoscerai te stesso. Ed è vero il contrario di questa affermazione. Iniziamo elencando ciò che sappiamo sulla voce di Dio. Dio ha una voce. Noi sappiamo di questo perché il terzo verso della Bibbia dice che Dio ha tramutato con la sua voce le tenebre in luce. Tu puoi udire la sua voce se sei un suo seguace. Gesù ha pronunciato queste potenti parole: io sono il buon pastore e le mie pecore mi conoscono e io conosco loro. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Tu ascolti per mezzo dello Spirito Santo. Gesù ha mandato lo Spirito Santo per guidarci in ogni verità, perché queste verità siano dichiarate in maniera forte e chiara. Udire Dio è una questione profetica. La profezia è Gesù Cristo. Voglio essere un cristiano che è con Gesù, in modo tale che possa ascoltarlo ed essere con Lui. Da quella intimità viene fuori la rivelazione di chi Egli sia, di chi sono io e per cosa sono stato creato. Se noi potessimo coltivare questo genere di vicinanza con Lui, allora potremmo ascoltare e vedere cose che ci stupiranno. L'amore di Dio mi spinge ad avere una vita profetica e, in altre parole, uno stile di vita che risulta nell'ascoltare la sua voce e dal seguirlo piuttosto che di fare di testa mia e leccarmi le ferite. Ecco perché Paolo scrive: seguendo la via dell'amore e desiderando ardentemente i doni dello Spirito, specialmente quello profetico. Gesù ha scelto i suoi discepoli per le loro occupazioni, le loro personalità, le loro battute, i loro limiti, la loro mancanza di educazione, i loro talenti, perché Egli ha visto cosa essi avrebbero potuto essere e diventare. E non solo li ha visti, ma li ha chiamati fuori da dove si trovavano. Così, come ascoltiamo la voce di Dio? Ecco qua 5 verità che ci aiuteranno ad ascoltare Dio più chiaramente nella nostra vita. Il primo punto è questo: Dio parla ad ognuno. Ma noi, essendo abituati ad ascoltare le voci di chi vuole comunicare con noi in maniera diretta e magari esagerata, ci aspettiamo quasi quasi la stessa cosa con Dio, ma non è così. Noi viviamo in un mondo pieno di rumori e abbiamo selezionato ciò che arriva a noi per distinguere quello che proviene dal Signore. Cosa aspetti a conoscerlo?
il termine ebraico che rende questo verbo conoscere e avere una conoscenza molto profonda. Così, dopo che hai pregato in macchina, ad esempio, per andare al lavoro, resta in silenzio e cerca la voce di Dio intorno a te. Combattere il rumore significa creare uno spazio nel quale possiamo ascoltare la sua voce. Invita Dio nella tua vita 24 ore al giorno. Il secondo punto. La voce di Dio è caratterizzata dall'amore. La voce di Dio risuona come una pregna di amore. Non c'è nessuna condanna in Cristo, ma c'è grazia e misericordia. Così, in quello che stai ricevendo, se mescolato alla grazia e alla misericordia, puoi credere che siano un forte indicatore del fatto che stai ascoltando la voce di Dio. Il terzo punto. Il proposito di Dio è primariamente quello di rivelarci il suo amore. Dio vuole che sperimentiamo l'amore del Padre, che è disponibile per ciascuno di noi. Il quarto punto dice: Dio rivela i suoi progetti a te, così che tu possa avere i suoi pensieri. Quando la tua mente è rinnovata dai pensieri di Dio, allora cominci a essere trasformato. Tu cominci ad ascoltare Dio per mezzo dello Spirito Santo. Attraverso lo Spirito di Dio ci fa conoscere il suo volere, i suoi propositi e i suoi piani. Il quinto e ultimo punto. Rivela, la voce di Dio ti completa. Il cuore dei discepoli che sperimentano la presenza della parola che dona la vita di Gesù fu quella di portare la loro stessa esperienza anche agli altri. Sperimentare la voce del Padre ti rende completo, non solo relazionalmente parlando, ma anche in senso spirituale. Allora cosa aspettiamo? Mettiamoci all'ascolto di Dio, perché Lui non vuole altro che parlare con noi. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.